Siete pronti? Quasi pronti. Noi come istituto, ampiamente prima della pandemia, ci stavamo organizzando per una didattica alternativa e quindi la questione del distanziamento è andata a coincidere con questo progetto di rinnovamento didattico a via Trinchieri, vede banchi monoposto. Questo l'abbiamo fatto prima del Covid, quindi abbiamo utilizzato le nostre risorse, le nostre finanze. C'è un collegamento, cioè il ragazzo che ha il tablet o l'iPad può proiettare sullo schermo. Il docente segue i ragazzi dallo suo iPad, dello schermo principale, e vede l'operato di tutti i ragazzi nei loro singoli iPad. Questo Covid, questa pandemia, ci ha anche aiutato, se così si può dire, perché ha stimolato il cambiamento. Bisogna cogliere questa occasione, cioè, e non subirla, coglierla come spunto per l'innovazione. Questa è l'aula, come effettivamente si trova in Viale della Primavera, nella sede centrale. 6 aule così. Una stanza come quella quanto costa? 30-35 mila euro. Io mi sono avvalsa anche di professionalità che ho all'interno della scuola, perché con costruzioni, ambiente e territorio abbiamo diversi architetti e ingegneri. Io stessa sono un architetto. Avevamo delle aule vuote. Abbiamo chiesto l'ampliamento, quindi si trattava soltanto di riorganizzare e abbattere qualche tramezzo. Noi abbiamo messo in tutte le aule i monitor interattivi e abbiamo acquistato dal mese di marzo, aprile, maggio computer e tablet, computer portatili, che abbiamo dato in comodato d'uso ai ragazzi. Quindi i ragazzi che non stanno nella classe madre possono comunque essere collegati con i monitor e con i device. Anche nello stesso corridoio ci sono ampi spazi tipo ingresso, una hall per gruppi di lavoro. Li dobbiamo arredare con un po' di fantasia, magari riciclare anche delle cose, e quindi lo studio delle discipline, le competenze eccetera diventa non una cosa strettamente da banco, da sofferenza, voglio dire, no? La questione del distanziamento non deve riguardare soltanto a mettersi tecnicamente col metro in mano, ma soprattutto fare innovazione didattica, non per emergenza Covid. Questo è un'occasione per innescare l'innovazione metodologica e didattica. Ad Arcuri cosa avete chiesto? Abbiamo chiesto i banchi monoposto 900, perché un centinaio già ce l'avevamo noi. Se la consegna dovesse slittare, è un problema. Lezioni all'aperto nei teatri, nei cinema, nei musei, avete preso in considerazione questa ipotesi? Quale personale mandiamo? È vero che è uscito l'organico Covid, però noi ne avevamo chiesti 8 di collaboratori scolastici, ce ne hanno dati 2. Ad oggi ha tutti i docenti di cui necessita? No. Quanti insegnanti mancano nella sua pianta organica? Una ventina di insegnanti. Noi abbiamo la possibilità di sdoppiare gli insegnanti, perché siccome abbiamo le compresenze, abbiamo i laboratori, abbiamo gli insegnanti tecnico-pratici, possiamo vedere di utilizzare questi docenti, però se c'è qualche assenza siamo in difficoltà perché non abbiamo più riserve di nessun tipo. Si parla di scuola e la parola che più spesso viene associata è caos. È un momento complesso e difficile, ma addirittura parlare di caos totale mi sembra esagerato. È vero che ci sono delle situazioni problematiche, ma è vero che ci sono anche tante altre scuole che si stanno dando da fare e che sono pronte. La maggiore difficoltà in questi mesi? Sicuramente la burocrazia, che rallenta moltissimo i bandi nel farli materialmente, cioè perché bisogna controllare una serie di cose, cioè il budget che supera, e allora bisogna avere particolari autorizzazioni. Per esempio c'è una difficoltà sulla carta di credito, no? Perché non possiamo comprare su queste multinazionali che stanno su internet e che si trovano a prezzo più basso? Perché no, dobbiamo rivolgersi per forza ad alcune istituzioni già statali, diciamo già predisposte, cioè le procedure devono essere più snelle. Qual è la sua maggior preoccupazione? Sicuramente per gli studenti, e quindi cerchiamo di tutelarli il meglio possibile. Il fatto dell'organico, che noi possiamo avere difficoltà poi nelle sostituzioni, non è ben chiaro il ruolo dei trasporti. Noi comunque andiamo verso per il distanziamento, verso lo scaglionamento dell'entrata. Però ecco, c'è un contorno che non ci fa stare tranquilli.